quanta nostalgia nelle parole della Procura, nel senso che nonostante ci sia affannati, mi sembra, a circostanziare il concetto di attualità secondo l'insegnamento dell'Alta Corte, mi sembra che i richiami siano tutti al passato. Ora, oggi noi siamo chiamati, diciamo, a difenderci dalla richiesta di preclusione sulla base delle sentenze rese, sulla base delle sentenze del 2006. Innanzitutto il comunicato 143 fa riferimento alle sentenze rese, non le specifica, diamo tutti per scontato che siano le due sentenze rese precedentemente. E mi rifaccio subito, diciamo, al filologico, quindi stravolgendo un po' la scaletta che avevo preparato, suggerita dalla Procura, perché il richiamo ad una serie di sentenze, di pendenze, mi è sembrata in alcuni, per alcuni passaggi priva del carattere di effettiva correttezza, del dato, non dell'argomento, evidentemente. Primo il richiamo alla sentenza Giraudo, che mi sembra, nonostante il procuratore non l'abbia citato, ma quando parla di concorrente ho inteso individuare in quella sentenza. Beh, diciamo, la sentenza Giraudo è figlia di una scelta processuale che evidentemente questa difesa non ha seguito. La sentenza Giraudo è figlia del rito abbreviato. Il rito abbreviato è un rito che si basa sulle sentenze, sulle prove, scusate, non formatesi in dibattimento, quindi sulle prove del 2006. Ancora. Il procuratore chiamava la giustizia amministrativa che, non essendosi ancora pronunciata favorevolmente nei confronti di Moggi, allora va letta come avallo delle sentenze del 2006. Ma la lentezza della giustizia amministrativa può essere fatta ricadere sulle ragioni del ricorrente? È pendente giudizio davanti al Consiglio di Stato, non è certo per colpa di questa difesa, se il Consiglio di Stato ha evidentemente altre vicende forse più meritevoli da discutere e da affrontare. Quindi non capisco quale possa essere quel ragionamento giuridico che porti, in mancanza di una sentenza sfavorevole, a ritenere la mancata sentenza, il mancato impegno di un magistero, come circostanza sfavorevole al ricorrente. E poi non è vero che non ci sono pronunce che abbiano in qualche statali, che abbiano in qualche modo riletto il processo sportivo del 2006, perché certo, è ovvio che aspettiamo tutti la sentenza di Napoli, un po', diciamo, la madre delle sentenze statali sul punto, ma ci sono state già delle sentenze. Io ricordo che, per aver direttamente assistito il direttore in un procedimento davanti al Tribunale di Lecce, c'è già una sentenza, peraltro non appellata, quindi passata in giudicato, a proposito della partita Juventus-Lecce, del rapporto tra il direttore e l'arbitro De Santi, su cui sentenza sibillina, ci sono già dei precedenti. Cioè, se noi continuiamo a considerare le sentenze del 2006 come in una sorta di zona siderale impermeabile a qualsiasi attualizzazione, e allora mi chiedo che cosa stiamo a fare qui. Cioè, credo che tutti, senza provocazione, signor procuratore, siamo di fronte a un bivio oggi, e il bivio è quello. Dai, qualcuno che c'ha il cellulare. Si crea però un'interferenza del cellulare. Non il mio. Provo ad andare avanti. Dicevo, siamo di fronte a un bivio, perché se riteniamo di dover ipocritamente considerarci nel 2006, e allora dobbiamo ancora sentire le grida di Paparesta che è nello spogliatoio e che reclama la sua libertà. Penso che ormai, per, come dire, ossequio all'intelligenza di tutti noi, quel passaggio l'abbiamo superato, perché è la storia processuale di questa vicenda che ci obbliga a superare questi dati che però sono ben presenti nelle sentenze del 2006. E allora, quando l'insegnamento dell'Alta Corte impone l'attualizzazione, e riprendo il passo, specifica che questo procedimento non deve essere considerato come un atto dovuto e vincolato senza altra valutazione, e soprattutto quando parla di un maggior obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata, credo che l'Alta Corte, peraltro giudice al quale mi auguro di no, si potrebbe arrivare per, come ultimo grado di appello della sentenza federale, la quale evidentemente mi aspetterei coerenza rispetto a questa precisazione. Beh, il
l'insegnamento dell'Alta Corte è chiaro. Le sentenze del 2006 sono soltanto il presupposto processuale di questo procedimento, non già il presupposto argomentativo, perché bisogna capire quali siano quei presupposti del 2006 che, residuando tutt'oggi, consentano di considerare motivata, legittima, la richiesta ed eventualmente la decisione in ordine alla preclusione. E allora per questo che questa difesa ritiene di dover insistere, nonostante le pregevoli, come sempre, argomentazioni del procuratore federale, ritiene di insistere sulla nullità del deferimento, per difetto di motivazione. Guardate, quando abbiamo scritto questa parte, non siamo stati particolarmente previgenti, né vi assicuro abbiamo particolari addentellati presso il CONI. Eppure abbiamo trovato pieno riscontro nelle parole del CONI. Questo perché credo che sia noi, sia il CONI, nell'evidente autonomia dei due consessi, ci siamo ispirati, prima che a una logica giuridica, al principio di ragionevolezza. E cioè non si può immaginare un procedimento cristallizzato a 5 anni prima, quando, per una scelta di questa difesa, ma evidentemente una scelta meritevole, l'aver optato per il rito ordinario a Napoli e quindi per la formazione di nuove ed ulteriori prove ha evidentemente cambiato e direi reso quasi opposto il quadro probatorio rispetto al 2006. Questo è un dato innegabile. Nel 2006 la scena del crimine era perfetta. C'era una vittima che era il calcio, il sistema del calcio, la sua limpidezza, la sua l'aspettativa anche dei tifosi come degli operatori di settore. C'era un carnefice, uno su tutti, che era Luciano Moggi, che aveva istituito un sistema per alterare la leale competizione sportiva. Questo era nel 2006 lo scenario. Ma vogliamo ancora pensare che sia lo stesso? Noi peraltro non abbiamo pensato sin dall'inizio, ma evidentemente i tempi non erano ancora maturi e il tempo è stato galantuomo solo negli anni successivi. Ma riteniamo ancora davvero di poter dire che oggi dobbiamo decidere sulla base di una ricostruzione fattuale del 2006? Questo sarebbe ipocrita. Ma questo non tanto perché andrebbe a favore dell'odierno incolpato, ma penso che proprio nel sistema associativo andrebbe a vulnerare il senso di affidamento che gli operatori, che gli spettatori, che i tifosi hanno nei confronti di questo ordinamento, che benché associativo, sappiamo, coinvolge passioni di milioni di cittadini. Quindi credo che proprio per il rilievo che questo ordinamento giuridico ha necessiti del rispetto di determinati principi. Dicevo, quel quadro è totalmente cambiato, ma di questo cambiamento nell'atto di deferimento non v'è traccia, perché c'è un mero richiamo alle sentenze rese del 2006. La domanda che ci facciamo è: oggi su che cosa dobbiamo difenderci? Dice bene il procuratore, ma in realtà la consistenza, il volume della difesa formalizzato nella memoria prodotta lascerebbe immaginare che in realtà il diritto di difesa non sia stato violato. Credo che abbia voluto intendere questo il procuratore, ma questo non è un argomento. È certo che qualcosa abbiamo dovuto scrivere, perché altrimenti sarebbe stato paradossale presentarci senza svolgere alcun argomento, ma vi assicuro che avremmo scritto, avremmo voluto scrivere argomenti e ragioni molto più circostanziate di quanto in realtà non ci sia stato concesso di fare, perché ancora non abbiamo capito quali siano le contestazioni originate nel 2006, tuttora attuali, da considerare, nell'ottica ovviamente del dibattimento e della dialettica, come legittimo o meno la proposta di preclusione in ordine a Luciano Moggi. Questo è sicuramente una violazione del diritto di difesa, perché l'ho già richiamato e lo farò più volte. Il punto B della sentenza della Corte federale recita che il giudizio di colpevolezza si fonda per il fatto di aver chiuso la terra arbitrale in quel di Reggio Calabria, circostanza mai avvenuta. E quindi se dovessimo stare all'atto di deferimento, che si richiama laconicamente alle sentenze rese, beh, in quelle sentenze rese c'è anche il sequestro dell'arbitro Paparesta, e quindi cosa avremmo dovuto fare oggi? Difenderci paradossalmente su quella circostanza? Ma qual è l'obiettivo di questa giustizia sportiva? Acclarare una verità,
o come una riserva indiana trincerarsi rispetto a un'idea, noi diciamo sbagliata, ma comunque imprudente del 2006, e mentre tutti intorno ci sono ormai resi persuasi del fatto che quella verità non è più tale, insistere invece pervicacemente sulla attualità di quel procedimento. Poi svolgo una domanda, ma davvero formo una domanda che davvero non è provocatoria, ma il procedimento che la Procura ha attivato in ordine alla revoca dello scudetto all'Inter non è forse una domestica, un'intima, un'autonoma forma di perplessità rispetto a quella storia che si era scritto nel 2006? Nel 2006, come appendice dei procedimenti disciplinari, le cosiddette sentenze rese, questa giustizia sportiva, sebbene nella sua, diciamo, per decisione amministrativa, arrivò ad emettere un provvedimento di assegnazione dello scudetto, del titolo di campione d'Italia, revocandolo alla Juventus, evidentemente colpevole di responsabilità oggettiva, e assegnandolo ad un'altra società. Cosa fa la Procura? E ritengo correttamente, forse se proprio bisogna, insomma, se dovessimo proprio cercare un elemento di contestazione, potremmo dire un po' tardivamente rispetto ad altri tempi processuali, ma non è una vicenda che ci riguarda, solo per comparazione la citiamo. Cosa fa la Procura correttamente? Evidentemente dal dibattimento che si è tenuto e dalle prove che sono emerse dal processo di Napoli, correttamente ravvede la necessità di far chiarezza su quella vicenda. Ma quella vicenda è intimamente connessa al procedimento che si occupa ed è la prova, proprio l'iniziativa della Procura, è la prova che evidentemente la verità scritta nel 2006 è una verità che oggi scricchiola. Non ci sono giudizi di colpevolezza nelle mie parole, non avrebbero nemmeno senso e non sarebbero nemmeno destinate a voi peraltro. Però è una valutazione giuridica la mia, che spero che quantomeno instilli dubbio rispetto alla prospettazione fatta dalla Procura. E quindi sono convinto che ci sia stata una violazione del diritto della difesa. Come del resto, quando la Procura si richiama, continuamente richiama la propria tesi accusatoria e la ancora, trova il sostegno alle sentenze rese nel 2006, e mi viene da pensare che probabilmente l'idea è quella di poter celebrare in questa occasione una sorta di rito abbreviato sportivo, che non c'è nel codice di giustizia sportiva, e soprattutto se importiamo il principio dell'ordinamento penale, la richiesta dell'abbreviato è evidentemente una scelta processuale della difesa, non certo una formula, un rito imposto dal collegio giudicante o tantomeno dalla Procura. Piuttosto, non solo ritengo che il deferimento sia da considerare nullo per difetto di motivazione, perché nulla è stato spiegato al 2011 in ordine a quei fatti e a quella maggior gravità che dovrebbe legittimare la preclusione, ma soprattutto mi sarei peraltro aspettato da amministrativista una sorta di iniziativa per autotutela da parte di questa federazione, perché rispetto a quanto emesso dal 2006 a oggi e soprattutto negli ultimi due anni del processo di Napoli, evidentemente una richiesta pendente, perché era ancora pendente la richiesta formulata nel 2006 di preclusione, avrebbe meritato in autotutela un annullamento parziale, cioè la FIGC avrebbe dovuto dire: beh, oggettivamente la squalifica principale resta, eventualmente la parte potrà azionare l'articolo 39 come giustamente ha ricordato la Procura, tuttavia in autotutela la FIGC avrebbe dovuto, come dire, sgombrare il campo da questa pendenza paradossale ed anacronistica. Non solo così non è stato, ma addirittura è arrivato un deferimento nel quale, torno a dire, non c'è traccia di ciò che attualmente dovrebbe fondare un giudizio di colpevolezza. Veniamo alle sentenze, quindi entro nel merito e concludo questa eccezione preliminare. Allora, le sentenze del 2006, visto che con quelle ci dobbiamo confrontare, direi forse nemmeno per colpa nostra, visto che il comunicato 143 non l'ha scritto questo collegio, non l'ha scritto il procuratore, tantomeno il difensore.
quindi diamo colpa a terzi, ci sentiamo tutti sollevati, ci confrontiamo con questo comunicato, con le sentenze rese. Bene, ma non dimentichiamo come si arriva a quelle sentenze rese, perché attenzione, non farà questa difesa l'errore di considerare questo procedimento come un procedimento per revocazione. Ho ben in mente quale sia l'oggetto e il tema decidente, tuttavia mi consentirete una sorta di sovrapposizione dei piani, perché in realtà le sentenze rese sono pur sempre le stesse.